Lui è Matti e insieme abbiamo un sogno iper mega galattico. Matti è un grandissimo ascoltatore di musica. E qual è il luogo per eccellenza dove la musica prende vita da oltre 70 anni a questa parte? Per Sanremo! Esatto, il Festival di Sanremo. Un sogno per Sanremo che si realizza. Federico Fontana, influencer pesarese, lo scorso 10 gennaio aveva pubblicato un simpatico video su Instagram per attirare l'attenzione della kermesse canora e provare a far vivere dal vivo suo amico Matteo Nobili, grandissimo appassionato di musica, una serata del Festival di Sanremo. Missione impossibile, il titolo del video, ma quando c'è la volontà, l'impegno e si comprende il valore di certi sogni, niente è impossibile. Un'impresa portata a termine con successo è partita grazie alla segnalazione della consigliera comunale di Pesaro, Giulia Marchionni. Io mi sono imbattuta nel reel di Federico e di Matteo, in cui veniva raccontato un sogno, no? Federico avrebbe avuto così il piacere di andare insieme a Matteo durante il Festival di Sanremo, di essere lì. Io mi sono chiesta che cosa posso fare, come posso in qualche maniera essere di sostegno. Allora ho fatto qualche telefonata, una delle quali tra le prime è ad Agnese Truffelli, alla vice direttrice di Confcommercio, e le ho detto: Agne, proviamo a realizzare questo sogno. E così è stato, perché oggi siamo qua, perché finalmente un piccolo, in parte almeno, il sogno di Federico e Matteo si realizza grazie a Confcommercio, grazie al cuore grande delle aziende del nostro territorio che sono di sostegno e di supporto. Davvero è una bella giornata che ti fa capire che certe volte fare politica è anche semplicemente dare là ad una, così, mettere insieme, mettere in comunicazione dei mondi che altrimenti non si sarebbero incontrati. Confcommercio Marche Nord si è mossa immediatamente per far sì che il sogno diventasse realtà. Matteo e Federico, anche grazie al tour operator Criluma, saranno a Sanremo dal 3 al 7 febbraio. Siamo riusciti, grazie alla rete di contatti, grazie a Giulia, grazie a Criluma, a portare Matteo al pre-Sanremo, cioè lui sarà sulla Costa Crociere, godrà tutte le scene del dietro le quinte del Sanremo e magari, stiamo ovviamente continuando a lavorare, perché magari si realizzi anche l'occasione di poter affacciarsi realmente alle giate del Sanremo o comunque goderselo durante la Costa Crociere, quindi nei giorni che poi sono dedicati al Sanremo. È sicuramente stato per noi una missione difficile, per una missione che ci riempie di orgoglio come Confcommercio, perché al di là di quella che è la nostra missione, quella del core business, cioè della tutela delle imprese, sicuramente aiutare una persona a realizzare i suoi sogni, aiutare una comunità a sentirsi realizzata è per noi comunque motivo di stimolo, di crescita, ma è una crescita anche professionale e anche per le imprese. Quindi Confcommercio è, e speriamo di poter continuare a essere quello che siamo oggi, cioè un punto di riferimento per la comunità. Non pensavamo assolutamente di ricevere così tanto supporto da così tante persone. Il video è andato benissimo, sia su Instagram che su TikTok. Tantissime persone hanno commentato, tantissimo sostegno e c'è stato grande aiuto, tante persone si sono offerte di aiutarci e soprattutto, come oggi, si sono offerti Criluma e Confcommercio, che hanno unito le forze. E adesso non siamo proprio riusciti ad entrare a Sanremo per ora, ancora incrociamo le dita. Però riusciremo a partecipare alla crociera che è pre Sanremo e ci godremo questi giorni lì a Sanremo e i giorni successivi gireremo un po' tra le vie per vivere sì la vita sanremese durante i giorni del festival, e la speranza rimane comunque viva che qualcuno ci noti, e poter partecipare a una delle serate sarebbe veramente un sogno incredibile.